a tutti e grazie per aver dedicato un po' del vostro tempo a questa nuova puntata degli incontri sul web. L'organizzazione di questi incontri che vengono diffusi sulle nostre reti sociali eh, ha principalmente due scopi. Prima di tutto ovviamente eh, il fatto di diffondere maggiormente le tematiche che tratteremo in tutti questi incontri. E secondariamente, ma non meno in modo meno importante, il fatto di far conoscere i nostri ospiti, il loro lavoro e il loro impegno. In questo mondo governato dagli algoritmi, eh, quali sono i sistemi per diffondere maggiormente eh, questi incontri, questi video e eh, creare la massima diffusione possibile? Gli strumenti che abbiamo a disposizione sono un paio, sono molto semplici. Innanzitutto, se ovviamente vi piacciono questi incontri, mettere dei like. In secondo piano, il fatto di condividere sulle vostre pagine, sui vostri account, eh, questi incontri in modo da raggiungere più persone possibili. Uh, questo è valido sia per le reti sociali ma è valido anche per il nostro canale YouTube dove potrete trovare tutti questi incontri raggruppati in modo molto efficace. Uh, per quanto riguarda appunto il canale YouTube il nostro consiglio è quello di mettere uh, un like al canale, uh, di iscriversi in modo da poter ricevere tutte le notifiche che verranno diffuse da youtube nel momento in cui caricheremo dei nuovi video. Ultima cosa, ma importante, come molti di voi sapranno, dal 1 gennaio 2024 tutto il nostro materiale editoriale che comprende sia il trimestrale dialogo euroregionalista, sia libri, fascicoli che man mano verranno prodotti, viene diffuso in formato digitale ed è possibile scaricarlo gratuitamente dal nostro sito oppure da piattaforme che man mano vi verranno indicate. Ora è evidente che questa nostra iniziativa comporta anche uno sforzo economico. E a questo punto, come è possibile aiutarci con delle donazioni volontarie? Basterà andare sul nostro sito, dove si troveranno due strumenti molto efficaci per poterci fare delle donazioni volontarie sia tramite bonifico bancario, sia tramite la vostra carta di credito. A questo punto, non mi resta che ringraziarvi per la vostra attenzione e invitarvi a seguire il video di questa sera. Buona visione a tutti. Buonasera, buonasera a tutti gli amici che stanno seguendo in rete questo nuovo appuntamento di Incontri sul web. Questa sera facciamo un salto ovviamente virtuale attraverso il Mediterraneo e atterriamo in Corsica, eh, esattamente a Bastia, dove ci aspetta un amico per parlarci della lingua, della difesa e del rilancio della lingua corsa. Eh, chi meglio ci può parlare di questo argomento se non Alex De Zerbi, fondatore di Pratica Lingua, cofondatore di Scuola Corsa, una persona da sempre impegnata su questi temi. Buonasera Alessandro e a ringraziarti, grazie mille per essere con noi. Eh, buonasera Alberto e buonasera a tutti. Dunque, noi ci siamo occupati anche durante altri incontri di queste serie della lingua corsa. Eh, intanto colgo l'occasione per salutare l'amico Paul Turchi Duriani e altri amici che sono stati con noi. Ecco, direi di partire da una domanda un po' personale. Eh, cosa ti ha spinto ad occuparti con forza, con molta forza di questa tematica? Eh beh, penso che prima c'è l'ambito familiare: eh, che il mio papà, e la mia, mia zia, mio cugino, sono tutti militanti della lingua corsa e dunque penso che è stata un, 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 una strada che, che ho preso senza, senza neanche accorgermi. Eh, e poi c'è il fatto che non su, posso sopportare l'ingiustizia e, e, e il trattamento che è stato fatto alla lingua corsa e, e, e non si può accettare e non puoi stare senza far niente. Eh, Dunque ho preso la, la decisione di impegnarmi, ero, ero professore di, di lingua corsa e mh, ho, ho voluto lanciarmi nel parascolare eh, e operare per permettere al popolo di avere un accesso facile eh, alla lingua. Uh, dunque, eh, ecco, già tu ci hai accennato eh, che la lingua corsa ha sofferto eh, ingiustizie, ha, ha sofferto repressione e in effetti eh, direi che nel secondo, a partire dal secondo dopoguerra, soprattutto ehm, come da altre parti, come è successo da altre parti. Ehm, Possiamo pensare all'Euskera nei Paesi Baschi, possiamo pensare al Gaelico in Irlanda, anche in Scozia, possiamo pensare al Galliego in Galizia. Il corso ha subito un forte ridimensionamento nel numero dei parlanti ecco eh, oltre alla repressione ci sono stati altri problemi e, e, mh, esiste comunque noi abbiamo fatto altri incontri con rappresentanti di queste comunità che ho un po' citato esiste da voi una ripresa in questo momento del, dell'uso della lingua corsa diciamo che quelli che parlano il corso in modo naturale eh, lo hanno sempre parlato però eh, quelli che sono i figli eh, di quelli che sono stati eh, proibiti a scuola, a scuola di parlare la sua lingua materna eh, questi non, ho, non hanno il corso facile in bocca ehm, bisogna, bisogna levare le, gli intoppi psicologici eh, e dunque c'è una un, oggi dopo al, al riacquisto e dunque il periodo de, cominciato negli anni 70 eh, c'è stato un doppio movimento eh, uno che la lingua era per smarire eh, secondo che come tutte le, le, la, le robe eh, rare e importanti ehm, la lingua è stata un tanto sacralizzata e mm. mh, ha permesso di far prendere coscienza al popolo dell'importanza eh, della sua lingua, ma a tempo è diventato un oggetto sacro e, come tutti gli oggetti sacri, eh, la gente ha, mh, ha avuto difficoltà a parlare per non far sbagli. Mh, eh, mh, gli, gli viene meglio il, il francese che il corso dunque c'è una forte brama Le, gli ultimi studi dicono che il 95% dei corsi vogliono eh, salvare sviluppare e parlare la sua lingua e a tempo eh, c'è il fatto che la trasmissione intergenerazionale è così poca a 2% eh, che la lingua mh, ha tendenza a sparire. Allora dunque, abbiamo parlato all'inizio di eh, Pratica Lingua, quella che possiamo considerare un po' la tua creatura. Eh, è un'associazione che promuove eh, l'insegnamento del, co del corso con tra l'altro pratiche estremamente innovative. Un corso, diciamo, è una scuola full immersion, la potremmo chiamare. Eh, ce ne vuoi parlare? è nata, perché avete scelto questo tipo di scuola. Eh, ricordo tra l'altro che ehm, chi, può andare, chi vuole andare a, a visitare le vostre pagine Facebook, le vostre pagine internet, eh, vedrà che c'è coinvolto moltissimo anche il mondo eh, dell'arte corsa musicale, artistica, quindi importanti personaggi che si sono messi a disposizione di pratica lingua per tenere queste lezioni. Ecco, ci vuole illustrare cosa è pratica lingua come è nata come vi è venuta questa idea insomma un po' tutto quello che riguarda questa scuola eh beh, pratica lingua eh, è un'intrapresa un, un, un di autogestione eh, volevamo che eh, per il nostro finanziamento non ci fosse unicamente che l'aiuto l'aiuto pubblico eh, Dunque abbiamo aiuti privati, abbiamo le adesioni degli nostri soci e abbiamo l'aiuto pubblico, ma non dipendiamo di nessuno infatti. Eh, Pratica Lingua è un luogo aperto eh, sulla società che permette, che permette a tutti di venire in una casa di a lingua e come tutte le case eh, Pratica Lingua è un luogo aperto tutta l'annata in Bastia a principio poi dopo si è sviluppato in sette altri siti eh, e poi dunque ci serviamo del, de del corso non come lingua oggetto ma come lingua eh, arnese come lingua che serve ad imparare e altra fare e dunque è una maniera di eh, alleggerire il peso eh, che parlavamo prima eh, il peso della lingua sagra Uh, si, si, si pretega il corso si impara il corso si pretega il corso di modo naturale e dunque il bagno immersivo al 100% uh, fa chi non c'è che una, una sala di, di, di formazione c'è un luogo associativo uh, un caffè e dunque la gente campa la lingua differente ha la campa più naturale che un corso uh, accademico eh, e dunque siamo 300 aderenti in Bastia e 100, 100 più eh, in ogni casa che è stata aperta in Corsica: ce n'è una in, in capocorso, ce n'è una in Baragna, ce n'è una in Corti, ce n'è una in, in Bordimare al sud di Bastia e ce n'è una a Porto Vecchio. E funzionano benissimo. E eh, e pratica lingua ha permesso di rendere il corso più accessibile e la gente che non sono esperti in linguistica, che non, sono, che non vogliono eh, imparare il corso come alla scuola, trovano in pratica lingua uno spazio che gli permette di, di, di provarsi eh, a parlare la sua lingua. Esattamente, difatti, in effetti, qualche anno fa io, per esempio, sono stato a visitare eh, la vostra sede in Corti, l'antica capitale della Corsica, e ho visto appunto un po' come si svolgevano le cose. Eh, dunque, ehm, qual, una, una curiosità. Quale tipo di persone frequentano le vostre, i vostri corsi, chiamiamoli così, che poi in realtà giustamente sono degli incontri eh, diciamo in amicizia, eh, i giovani, gli anziani, eh, gente che è nata in Corsica e vorrebbe riprendere in mano la propria lingua o anche persone che vengono dalla Francia o da tutta Europa e che si sono stabilite in Corsica e che con, giustamente vogliono app apprendere la lingua tradizionale del posto. Sì, eh, hai ragione. Da noi vengono gente eh, di tutte le età, eh, dai più piccoli bambini alla gente più avanzata. Eh, vengono, direi, 25% di persone che parlano proprio bene la, il corso, ma vengono a cercare... Eh, un, un spa uno spazio eh, per praticare la sua lingua, che nel resto della società ha tendenza a sparire. Dopo ci sono 25 altri per che sono francesi, eh, venuti a stallarsi in Corsica e che hanno capito che la lingua è molto importante per noi e dunque vogliono apprendere quella lingua per eh, vivere proprio bene con noi. E poi dopo c'è il 50% che resta, eh, sono quelli che diciamo cursovoni passivi, dunque persone, gente che potrebbe parlare eh, la sua lingua, ma che si vergognano o hanno paura di, di maldire, eh, di dire male. E, mh, noi, il nostro, mh, il nostro oggettivo, eh, e di fare di questo luogo di, di, di educazione popolare eh, un luogo che tutti campano, vivono insieme. E la nostra vittoria è questa. E quando uno è venuto da Francia eh, con uno che parla molto bene il corso, eh, prendono il caffè eh, insieme, è, è, è qui che, che la vittoria più bella c'è. Certamente, certamente. In effetti, ecco, durante quella mia visita um, alla scuola di corti ci sono state due persone francesi che sono venute a prendere informazioni perché proprio avevano piacere di eh, imparare a fianco dei, dei corsi eh, la, la lingua de, della vostra terra. Eh, dunque, all'inizio io citavo anche che tu sei stato cofondatore anche di Scuola Corsa. Eh, che differenze ci sono fra le due iniziative? La, la differenza è che pratica lingua si ha alla gente eh, fuori del tempo scolare, eh, scolastico e eh, io, noi facciamo eh, formazione in immersione alla lingua corsa, ma sono persone che ci vengono dalla sua propria volontà. Eh, invece, Scuola Borsa è una scuola per i bambini che è stata ispirata dal il nostro modello del Paese Basco dell'Icastora. Eh, abbiamo fatto un viaggio di studio eh, in Paese Basco, e quando siamo tornati in Corsica eh, abbiamo voluto fare lo stesso da noi, e dunque sono scuole materne per ora. Eh, non si insegna e tutto il tempo scolare, scolastico è un etè in lingua corsa, eh, è un malgrado tutto quando i bambini sono esposti alla lingua alla, alla scuola incontendo eh, il tempo per riscolare dunque la mattina il mezzogiorno e dopo la, il pomeriggio, quando aspettano i genitori che vengono a cercarli, non sono che 12 del, del suo tempo in, su un'annata piena. Eh, dunque, è per ora la sola il solo modo di creare locutori autonomi. Eh, il bislingu nella scuola pubblica non dà mica i risultati aspettati e dunque a scuola corsa i bambini non sentono che corso e eh, io ho visto bambini che arrivano a scuola la prima annata che non parlano il corso proprio, proprio niente e chi dopo sei mesi ci puoi discutere, ci puoi, ci, i risultati li, li vedi proprio. Sotto gli occhi, e dunque pensiamo che l'iniziativa eh, di, di scuola corsa sia più atta a creare i locutori di, di domani. Certamente, Beh, è chiaro che poi la facilità d'apprendimento dei bambini eh, quando si trovano a contatto con altri bambini, con anche con gli, gli insegnanti, adulti, eccetera, è, è, molto, è molto ampia. Quindi ecco veramente una bella iniziativa, come è altrettanto bello il fatto che ci sia stato questo scambio con le Castolas. Perché è, è chiaro, bisogna prendere esempio da chi è andato un, un passo più avanti e, e oggi sta, sta ottenendo ottimi risultati, eh, come le scuole di Van in, in Bretagna, in eh, cioè queste iniziative sono veramente, veramente importanti. Eh, Scuola Corsa ha eh, quante sedi in, in, in Corsica in questo momento? Ora ci sono quattro. Bastia, Biguria, eh, Corti <coughs> e eh, ce n'è una in, nel, nel, vicino a Iaccio. Eh, sono 150 bambini che sono scolarizzati a scuola borsa. Il nostro sogno è di fare come i vaschi, che ne parlavano prima, ehm, di arrivare al 25% de dei bambini scolarizzati sarebbe per noi una sfida e un bel obiettivo da toccare. Certo, certo, un bel, un bel risultato. Dunque, ehm, siamo quasi alla fine, non vogliamo rubare troppo tempo a, al nostro amico Alessandro ehm, e, eh, e devo fare questa domanda. Ehm, spesso abbiamo avuto l'impressione, questo succede in moltissime parti d'Europa, che a fronte dell'incredibile attività che fanno le associazioni, eh, come Pratica Lingua, come Scuola Corsa, e un po' da tutte le altre parti, le altre, eh, non ci sia tanta altrettanta risposta da parte delle autorità istituzionali che dovrebbero essere preposte a, a questo scopo. Allora eh, possiamo anche capire. Anche se non giustifichiamo eh, quanto avviene nei confronti delle autorità dello Stato centrale. Abbiamo visto, per esempio, in Francia, eh, quante difficoltà ha incontrato la Loi Molac eh, dal momento della sua approvazione in poi. Ecco, quello che ci resta un po' più difficile da capire è eh, questo atteggiamento di non collaborazione, di difficoltà, eccetera, spesso messo in atto anche dalle autorità locali, quelle più vicine alla gente e al territorio. Eh, avviene anche da voi e perché secondo te c'è questa problematica? Io penso che il danno più importante sia il complesso del colonizzato. Eh, troppo spesso eh, abbiamo rappresentanti politici che non vogliono, si vergognano di concretizzare i messaggi che li portano. Eh, io penso che è un'evidenza per, per loro e dunque prima trattiamo ciò che, quello che chiamano i veri problemi, eh, l'economia, i trasporti, eh, l'energia e il corso viene sempre a fine. Eh, è peccato, è molto peccato perché mh, con la potenza pubblica si, po si possono avere risultati importanti. Eh, ma mh, noi guardiamo questo alle volte con circospezione, alle volte con delusione e poi eh, non si ha diritto a, a disperarsi più di due minuti. Dunque, dunque eh, noi pensiamo, è appena come abbiamo fatto a pratica lingua se non riusciamo. Eh, riusciamo a, ehm, a fare buoni risultati da, da per noi eh, facciamo venire i politici a noi sono obbligati a trattarci bene e dunque una, è, è anche una maniera di promuovere l'attivismo noi siamo attivisti della lingua corsa e dunque se la politica ci accompagna meglio se la politica, politica non ci accompagna eh, noi ci, ci, ci alziamo la mattina e non facciamo che questo e, e, e niente, nessuno ci, ci può parare e dunque eh, prenderà di più tempo ma eh, alla fine eh, siamo noi che siamo l'anta il terreno che eh, facciamo la politica infatti eh, facciamo la politica a piazza loro e una volta i risultati ottenuti il politico viene all'incontro dell'attore eh, dell di terreno e dunque non bisogna uh, spazientarsi, non bisogna uh, arrabbiarsi, bisogna lavorare, bisogna lavorare a, e a ottenere uh, risultati concreti che il, la, il popolo possa vedere eh, che eh, si ha anche i, i buoni risultati in lingua corsa. Il gran pubblico e i responsabili politici eh, con te è allora che tu, che tu avanzi bene e lontano. Certamente certamente, quello che abbiamo sempre un po' sostenuto anche noi, che l'importante è che la cultura, l'associazionismo vada avanti. Eh, poi, poi sarà. La, la politica verrà condizionata a un certo punto dai buoni risultati che otterranno le associazioni, che otterrà il mondo della cultura, ma questo, eh, questo mondo non deve essere sottomesso alla politica e soprattutto alla politica partitica, diciamo. Eh, è chiaro, tutti noi facciamo cultura politica perché parlare di lingue, parlare di, di territorio, di identità, di comunità è fare cultura politica ed è fare anche politica però devono essere due mondi separati assolutamente separati anche perché eh, la cultura e l'associazionismo non deve avere né padri né padroni e purtroppo il rapporto col mondo politico spesso porta a questi risultati bene eh, diciamo che abbiamo conosciuto il nostro amico Alessandro De Zerbio, abbiamo ehm, dato qualche spunto ai nostri amici sulla pratica lingua, su Scuola Corsa, eh, a questo punto non resta che invitarli ad andare a visitare i vari siti, le varie pagine Facebook, eh, le varie pagine sui social di queste associazioni ed approfondire questo. E, eh, chi vorrà anche, anche tutti i temi della lingua corsa. Eh, da parte mia mi voglio coniugare dall'amico eh, Lissandro con una bella immagine, con una bella foto che mi è rimasta nei ricordi, cioè il momento in cui eh, è entrato nella giunta amministrativa di Bastia e al momento della presentazione era l'unico a non indossare la fascia tricolore repubblicana. Una bellissima immagine che ha lanciato a tutta la Corsica, direi. Bene, Alessandro, grazie mille ancora di aver partecipato a questo incontro e a presto. Grazie, Alberto. A presto. Benissimo, a tutti i nostri amici che hanno avuto la pazienza di seguirci, eh, non ci resta che dare appuntamento a un prossimo incontro sul web e eh, molto probabilmente si svolgerà in un'altra isola non lontana dalla Corsica. Buona serata a tutti. Buonasera.